A cavallo qui a Verona? Sono salito una volta a cavallo qui a Verona e quindi ci torno per salirci la seconda volta. L'anno scorso era ministro, oggi insomma aspettative per il prossimo futuro? Ci stiamo preparando a tornare ministri con una squadra più compatta rispetto ai 5 Stelle che stanno facendo solo disastri. Per intanto stiamo costruendo, stiamo incontrando, stiamo allargando, come Lega stiamo crescendo. In Veneto ci prepariamo non a rivincere ma a stravincere, visti i buoni risultati dell'amministrazione, e poi rendo omaggio a una terra che esprime grandi sindaci e grandi amministratori che sono un modello, perché comunque io vada dall'Umbria alla Calabria all'Emilia mi chiedono: dai, fate come in Veneto. E quindi quando sono in Veneto sono a casa. Matteo, cosa succede tanto? Non da soli o con gli alleati? Siccome ha anticipato il discorso delle regionali, no? Non c'è solo l'Emilia, c'è anche il Veneto. Ha detto: certo, squadra che vince non si cambia, mi pare di capire. Cioè rimane questa o state dialogando in asse centrodestra per eventuali altri candidati? Rimane Luca Zaia che è vicino. Vedete voi, ce lo vogliono in tutto il mondo, ma ce lo teniamo ben stretto qua. Matteo, che succede a Taranto? Quindi quella con l'alleanza classica? Sì, squadra che vince non si cambia, anzi semmai cresce, si allarga, coinvolge. E quindi in Umbria abbiamo vinto con 2 liste civiche, in Emilia Romagna stiamo lavorando a 3 liste civiche, c'è tanta gente che si avvicina alla Lega che non ha mai fatto politica, quindi sono contento di quello che stiamo facendo. Sono meno contento dei disastri che stanno facendo al governo, perché da Taranto a Genova, Onovi Ligure, io sono subissato. Anche stamattina ho avuto incontri con imprenditori che non assumono, che licenziano, che bloccano la ricerca, che non sanno dove trovare i soldi per far fronte alle nuove tasse. Noi daremo il sangue perché a Taranto non salti neanche un posto di lavoro. Certo, al governo abbiamo degli incompetenti o degli incapaci o dei complici. Ma farete un nuovo decreto? Farete. Hanno chiesto anche a voi Noi siamo a disposizione a sostenere qualunque iniziativa salvi non solo quelle migliaia di posti di lavoro che sono sacri, ma un settore fondamentale come l'acciaio. Togliere l'acciaio italiano alle industrie del Veneto sarebbe semplicemente follia. Potevano pensarci prima, perché li avevamo avvisati. Speriamo che non sia tardi. Non sarà